Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. So che è tantissimo che non faccio video, effettivamente non ne ho avuto totalmente il tempo, ma sono sincera, neanche la voglia. Però a fine anno ho raccolto tutti questi prodotti che vedete qui e tantissimi altri che ho qui sul letto che non ho ancora finito, di cui vi volevo parlare. Perché solitamente faccio sempre il video di fine anno dove parlo dei prodotti, quindi almeno questo volevo farlo. Non so se poi ci saranno altri video, spero di sì, spero di trovare del tempo, ma lavorando è abbastanza difficile. Comunque, bando alle ciance, perché questo cosino qua è stracolmo, come potete vedere, quindi vi devo parlare di tantissimi prodotti. Spero di riuscirci in un solo video, al massimo lo dividerò in due. Sono prodotti di qualunque genere, quindi dal make up a capelli, viso, creme e quant'altro, quindi incominciamo subito. La prima cosa di cui vi parlo sono queste due creme della Anthos. Ho comprato quella restitutiva e idratante da usare in combinato, una al mattino e una alla sera. Quella idratante l'ho usata come base trucco e quella restitutiva l'ho utilizzata la sera. Io in questo periodo, ve lo dico perché l'ultima volta forse che vi ho parlato della pelle del mio viso era particolarmente grassa, in realtà è da un annetto che ormai ho la pelle totalmente secca e bisogno di molta idratazione. E quindi le ho comprate appunto perché dovevano essere creme molto idratanti. In realtà sono creme idratanti, ma non sono bombe, diciamo, per il viso, per chi come me ha proprio problemi di secchezza eccessiva della pelle. Mi sono trovata benissimo, soprattutto perché queste creme non fanno assolutamente patina, quindi quando le utilizzate anche come base per il trucco non vi ritrovate quella patina fastidiosa che poi non vi fa aderire bene il fondotinta. Non so se vi è mai capitato, a me tantissimo. Mi sono durate davvero tanto, le ho utilizzate, considerate, tutti i giorni, una la mattina e una la sera. Mi saranno durate, queste adesso saranno 6 mesi che le avevo e le ho finite praticamente 5 giorni fa forse. Una cosa che ho apprezzato moltissimo è il contenitore, che ti permette di non sprecare neanche una goccia di prodotto. Difatti vi faccio vedere, io ne ho aperto uno e non so se potete vedere, diciamo, da lontano comunque non c'era proprio neanche una goccia di prodotto da poter utilizzare. Io solitamente apro sempre le confezioni perché mi piace utilizzare il prodotto fino all'ultima goccia. Questa l'apprezzate tantissimo perché proprio non c'è assolutamente spreco e sono molto igieniche da usare per il viso, perché appunto avendo la pompetta che voi andate a schiacciare non toccate appunto la crema e quindi il prodotto resta assolutissimamente integro e molto igienico, soprattutto perché ha problemi di brufoli. È molto importante appunto l'igiene quando vi toccate la faccia, sempre lavatevi prima le mani. E queste le ho trovate comunque ottime e diciamo che gli darei un 8 su 10. Poi, passando avanti, ho provato questo shampoo dell'antica erboristeria Sebo Regolatore. E, ovviamente tutto quello di cui vi parlo ha comunque un buon inci, è bio o è comunque accettabile. Se ci dovesse essere qualcosa che non lo è, ve lo farò sapere mentre ne parliamo. Però diciamo che il 99% dei prodotti sono comunque inci accettabile. E questo shampoo Sebo Regolatore dell'antica erboristeria è ortica per capelli grassi. Difatti l'unica cosa che è rimasta nel mio corpo di un po' più grassa sono i capelli. L'ho trovato comunque un buon prodotto, sicuramente abbastanza buono da consigliare per chi ha i capelli grassi. Non me li sporcava e lo shampoo mi durava per 3-4 giorni, quindi assolutissimamente promosso questo prodotto. Poi, andando avanti, abbiamo il solito shampoo di cui vi parlo praticamente quando faccio il video di metà anno e di fine anno dei prodotti finiti, lo shampoo secco della Batista. Questi sono due confezioni finite. Una cosa che vi voglio dire, io questo lo promuovo a pieni voti, adesso vi faccio il paragone con un altro che ho dovuto comprare perché non ho trovato lo shampoo Batista in commercio nelle mie zone.
Non comprate la confezione da viaggio perché praticamente vi dura per 3 utilizzi, cioè io pensavo ci fosse molto più prodotto, invece proprio ce n'è davvero poco. Considerando che io lo uso comunque lo shampoo secco almeno una o due volte alla settimana per allungare un attimino i tempi tra uno shampoo e l'altro, soprattutto per chi ha i capelli grassi, io lo consiglio tantissimo. Trovo che la confezione da viaggio sia inutile, mentre questa qua, appunto più grande, è perfetta. Vi dicevo, vi faccio il paragone con questo shampoo secco della Testa Nera, più o meno come prezzo siamo lì, perché questo costa sui 3 euro, questo l'ho pagato 4 euro, poi ovviamente a seconda di dove lo comprate. Però questo ovviamente lo finirò, l'ho comprato da poco, da un mesetto ce l'ho, e onestamente non mi soddisfa tantissimo perché secca da morire i capelli, nonostante lo spruzzi sulla radice mi secca proprio anche le punte e mi dà l'impressione come se gli hanno aggiunto della lacca. Difatti questo prodotto dentro è liquido, mentre se voi shakerate questo qui è come se quasi non ci fosse niente dentro, quindi questo proprio si sente come se fosse lacca praticamente all'interno, sentite questo rumore di liquido. Non so che cosa è dovuto, comunque davvero sì, volumizza tanto i capelli rispetto a quest'altro, sapete che lo shampoo secco tende comunque a volumizzare, però onestamente me li secca tantissimo e dà questo proprio effetto paglia alle punte dei capelli, quindi non, questo proprio non ve lo consiglio onestamente, a meno che proprio non avete nient'altro da prendere. Io ad esempio al supermercato ho trovato solo questo come shampoo secco e quindi era una scelta diciamo d'obbligo. Poi di questo ve ne ho fatto anche un video apposito, quindi non mi soffermo moltissimo. Questo io lo uso d'estate, è L'Oreal Vivo, lo straordinario, e lo shampoo, quindi lo shampoo non shampoo. Vi ho fatto anche un video apposito, potete trovarlo nella playlist sui capelli o quella sulle recensioni, cercherò di mettervelo anche nell'info box se non mi secca troppo. E io questo lo amo, però ve lo dico che questo non è un prodotto né con incia accettabile né tantomeno bio, anzi ha i siliconi, però onestamente a me per l'estate questo è l'unico shampoo che mi aiuta a non rovinare i capelli col sole, quindi mi trovo strabene e purtroppo anche se ha i siliconi d'estate almeno una confezione me la faccio fuori. E ovviamente non c'è bisogno che ve lo dico, gli shampoo secchi non hanno siliconi all'interno, però ovviamente non sono eco bio in quanto hanno la confezione spray che è sottovuoto, quindi questo ve lo premetto, anche se non ci sono siliconi comunque il prodotto non può essere considerato bio comunque accettabile perché la confezione è inquinante. Poi questo è pH Bio, questa è la linea della CN che è entrata da poco in linea permanente, questo è lo shampoo, no scusate, il balsamo Timo per capelli grassi e forfora, nulla da dire, è un balsamo che è districa. E considerate che ho capelli lisci, quindi non è che abbia bisogno di tutto questo districamento, diciamo, però comunque è un balsamo bio, nutre abbastanza, diciamo, non tantissimo, però comunque il suo lavoro per districare lo fa, quindi non posso che consigliarvelo, sicuramente è un buon balsamo. Poi abbiamo uno shampoo, sempre bio, sempre per capelli grassi e forfora, mente Timo. Questo mi è piaciuto tantissimo, al pari comunque anche dell'altro, quello dell'antica erboristeria. Sono degli shampoo per capelli grassi che mi sono piaciuti davvero tanto. Io devo dire che quando compro uno shampoo per capelli grassi bio so quasi sempre che mi trovo bene. Quindi non ho provato i shampoo, diciamo, con cui proprio non mi sono trovata. E questi due comunque li ho trovati davvero ottimi, non posso che assolutamente consigliarvi. Restiamo ormai in tema di capelli, quindi vi parlo anche della maschera, sempre della pH Bio Linea CN. Questa è castagna ed è una maschera riparatrice. Questa onestamente non ve la consiglio, intanto il prezzo è un po' altino per solo 200 ml di prodotto, quindi solo 50 ml in più del balsamo. Onestamente
tra i 2 inci, sia quello del balsamo che quello della maschera, non c'è molta differenza. Entrambi districano, entrambi non nutrono chissà quanto. Quindi, onestamente, vi consiglio di comprare il balsamo che costa un po' meno, anche se ce n'è appunto meno in quantità, perché comunque la maschera non è che idrati tantissimo e ha più o meno le stesse funzioni di un balsamo, anche come inci comunque si assomigliano, quindi non c'è molta differenza. L'ultima cosa per i capelli che ho qui, mi credo che non ci sia più nulla. Questo è un altro shampoo della Balea. Questa lo potete trovare all'MD. Mi sembra comunque di. Ah, scusate, non all'MD, al DM. Mi sembra comunque di avervene parlato. Il DM mi sembra non sia ancora neanche arrivato in Italia. Però molte persone appunto sono interessate a questa marca, quindi ve ne volevo parlare. Questo è uno shampoo che ha un inci comunque assolutamente accettabile. Non mi sono trovata assolutamente bene, non è uno shampoo per capelli grassi, infatti è molto nutritivo, lo consiglierei a chi ha i capelli secchi. Non mi sono trovata comunque molto bene in generale. Ne ho provati tanti shampoo della linea Balea, del DM, ma non mi hanno mai soddisfatto quanto un buon shampoo EcoBio, magari da 4-5 euro anziché da 1,50 euro, per capelli grassi, con cui generalmente mi trovo sempre bene. Ma tra l'altro, ora che ci penso, Antica Erboristeria è uno shampoo senza silicone e senza parabeni che mi è costato 1 euro, quindi proprio niente a confronto di altri. Poi altra crema per il viso, anche questa le ho usate in combinato, è crema notte e crema giorno. Questa è della BioQ e queste non mi sono piaciute tantissimo. Intanto non idratano molto. Io non so se da questa distanza riuscite a vedere. Aspettate che ve li avvicino un attimo. E sono questi qua. E anche questa confezione vi permette di non sprecare prodotto, difatti dentro quando l'ho finito non ce n'era neanche una goccia. Anche questa è molto igienica perché è sempre con la pompetta, però onestamente non è che siano chissà quanto idratanti, non le ho pagate tantissimo. Però se dovessi fare un paragone tra queste che mi sono costate sempre sui 5-6 euro e quelle della Sienne che sono costate 6 euro, preferisco di gran lunga quelle della Sienne, le ho trovate molto più idratanti. E mentre ci siamo, della stessa marca che vi ho di queste creme per il viso BioQ, ho preso questo shampoo, Fito Shampoo, disciplinante avocado per lavaggi frequenti, senza parabeni, queste sono tutte linee bio. Ed è questo qui. Con questo non mi sono trovata bene, ma neanche male, nel senso non riesco a dare un'opinione perché, boh, non mi ha fatto né caldo né freddo, nel senso uno shampoo che lava sicuramente bene, però non è che mi lasciasse i capelli particolarmente, diciamo, belli. Comunque, no, mi sono rimaste delle altre cose per il viso, ormai finisco con le cose per il viso. Sieri che ho utilizzato, questo dell'Idea e questo qua della Omnia. Questo è un siero viso, sono tutte e due linee Eco Bio. Questo è un siero viso idratante, mentre questo è anti-age. Allora, questo qui, ma io dovevo avere anche un'altra, infatti. Ho utilizzato anche sempre della Sienna. E sempre siero viso, questo qua che è lifting immediato col Q10, quindi abbiamo quello idratante, quello col Q10 e questo qua anti-age, siero azione urto della Delidea. Questi 3 sieri, vi posso dire che quello della Delidea, che mi è costato la bellezza di 15 euro, a paragone con questi che ho pagato circa 5-6 euro, no, forse qualcosa di più, forse 8 euro, comunque la metà di quello dell'Idea. Quello dell'Idea, altro che azione urto anti-age, onestamente non mi sembra neanche che idrati chissà quanto. Comunque, cioè, non lo ricomprerei mai e neanche lo consiglierei, perché è proprio una cosa che io certe volte mi metto e penso che è senza senso, nel senso non mi fa né caldo né freddo, non mi cambia la pelle, non la rende più idratata, non la rende più luminosa, sicuramente non ha nessun effetto anti-age. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, sto incominciando ad utilizzare non le creme anti-age, ma i sieri, che sono più leggeri ed hanno un'azione appunto più mirata perché si assorbono prima. Ho cominciato proprio il mio primo prodotto anti-age, è questo qui, perché comunque ormai sono alla soglia dei 30 anni, quindi meglio prevenire che curare. Mentre promuovo assolutamente a pieno
funzioni VODI, questi sieri della Sien, sia quello al Q10 che mi è piaciuto tantissimo, aveva un effetto distensore della pelle che era proprio visibile durante l'applicazione, sia questo qua idratante, perché appunto molto idratante, mi sono trovata davvero bene. Confezioni nulla da dire, sono appunto confezioni in vetro, molto carine anche per riutilizzarle, però se io proprio devo promuovere dei sieri, questi qua della Omnia mi sono trovata davvero bene e spero che con l'anno nuovo, provando altri prodotti, mi possa trovare anche altrettanto bene. Mi sa che adesso siamo passati ai trucchi, mi sembra che sia rimasto solo quello. Allora, no, in realtà non è vero, ho altri prodotti per il viso. Sì, effettivamente quest'anno, da quello che vedo, ho utilizzato molti, molti, molti prodotti per il viso. E uno che non ho ancora finito e che comunque vi voglio lo stesso consigliare, si chiama Face Complex al melograno, ipoallergenico senza parabeni e conservanti, ma vi dico che non ha neanche siliconi, ed è questa marca qui, aspettate che mi tolgo... no, aspetta. Ok. E questa è la sua boccettina. Allora, da premettere, questa crema per il viso io l'ho pagata 3 euro. E mi sto trovando benissimo, benissimo, si assorbe subito, è una crema abbastanza idratante, però mi piace tantissimo la sua consistenza, perché è proprio leggerissima sul viso, si assorbe subito, non ha fascia bianca, è molto avvolgente, ha un profumo di melograno buonissimo, davvero buonissimo. La confezione per giunta è pure in vetro e l'inci, come vi dicevo appunto, non ha assolutissimamente siliconi, ha un inci comunque molto semplice, e acqua, olio di mandorle dolci, cetiril 25, e gliceril stearate, e tea stearate, cetil alcol, glicerina, e pentilene glicol, caprilic glicolico, decil glicolico e poi l'olio appunto di melograno, l'axantana e il profumo. Quindi, come vedete, non è una crema chissà quanto piena, però io mi ci sto trovando benissimo. Devo dire che anzi voglio andare a comprarne delle altre della stessa marca, che hanno più o meno tutto lo stesso prezzo. Ne avevo vista una all'aloe che mi attira tantissimo, perché onestamente per 3 euro io credo che come inci e come setosità e come penetrazione del prodotto mi piace tantissimo. Quindi sicuramente vi farò altri video appunto di questa marca. E una cosa che è un passepartout secondo me è il burro di karité. Io ho questa confezione qui che mi ha portato mia cugina dalla Francia, ma in generale comunque il burro di karité normalissimo che trovate in erboristeria o in bioprofumeria va benissimo. Questo per me è un passepartout, nel senso che io lo tengo sempre sul mio comodino, che è quello che voi vedete praticamente qui, dove c'è la luce rossa della lampada al sale. Lo uso a volte quando ho la pelle delle gambe molto secca o la pelle del viso molto secca, lo metto appunto su tutte le mie creme, perché essendo comunque pesante questo va dopo il tonico, dopo il siero e dopo la crema. E sulle labbra la sera lo metto sempre, perché io uso rossetti no transfert che seccano comunque le labbra, quindi io veramente ve lo consiglio di tenerlo a casa, perché vi può essere utile per tutto, anche per farvi una maschera per i capelli. Per esempio, ne prendete un po', ve lo mettete sulle punte dei capelli prima di fare il normale lavaggio e mi sono trovata benissimo. Poi su questo non mi soffermo tantissimo, sono i prodotti The Ordinary, ma vi ho fatto un video apposito su questi prodotti che adesso ho definitivamente esaurito. Al tempo quando vi ho fatto il video ne avevo usati per metà, adesso li ho tutti finiti e vi consiglio di andare a vedere quel video lì, perché è molto utile appunto se voi state cercando delle recensioni su questi prodotti che sono un attimino difficili da utilizzare. Mi sembra che quelli che vi ho fatto la recensione io sono 8 prodotti. Sicuramente all'anno nuovo farò un altro ordine, perché ci sono ancora delle cose che voglio provare e sicuramente riprenderò alcune delle cose che mi sono finite. E poi un altro prodotto della Sien, questo qua è l'edizione limitata che voi trovate nel periodo estivo. Questo è un autobronzante, non ha un inci bio né accettabile, questo è mio dovere dirvelo, però per me che non prendo il sole e che volevo comunque avere un po' di abbronzatura,
questo è stato fenomenale. A parte che tutti me la invidiavano l'abbronzatura, mi dicevano: ma com'è che sei andata al mare, che comunque lavori? Sì, io ci vado il fine settimana, ma capirai, io comunque al mare uso la protezione 50 più. Quindi insomma, ma questo qui mi ha fatto diventare la pelle stupenda, proprio alla, la classica abbronzatura color mattone, quindi non gialla, non finta, e poi se ne va via in maniera molto molto sfumata, quindi non fa assolutamente macchie sul viso e sul corpo. Io ho utilizzato questa sul corpo, ma avevo anche la versione per il viso. Ve lo straconsiglio, credetemi, è davvero un ottimo prodotto, anche se non è eco bio, ma alla fine lo utilizziamo qualche volta durante l'anno, quindi va più che bene.